L'estate spesso e volentieri è sinonimo di problemi per chi ha a che fare con l'assistenza agli anziani in ambito domiciliare. Il diritto alle ferie delle badanti diventano un vero e proprio incubo per chi deve sostituire questa figura così importante e delicata nella vita di una persona anziana non autosufficiente. A sollevare il problema è stato ANAP Confartigianato. Le istituzioni più di tanto credo che non possano fare perché? Perché non ci sono, perché quelle poche che ci sono magari vanno, anche loro hanno diritto ad avere le ferie, anche loro hanno diritto di tornare un attimo, di prendere un attimo di riposo e quindi purtroppo la situazione non è bella. Sul fronte dell'assistenza agli anziani, insomma, c'è ancora molto da fare. Intanto, dalla regione toscana arriva la notizia della ripartenza di Pronto Badante, il progetto che offre un aiuto rivolto alle persone ultra 65 anni residenti in Toscana che si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di disagio, di fragilità e non hanno ancora un progetto di assistenza personalizzato. Per la zona di Stretto Aretino, la cooperativa sociale Progetto 5, il partner del terzo settore, a cui è stato affidato il servizio tramite la sottoscrizione di una convenzione triennale. C'è un numero unico regionale da poter comporre, lo 055 43 83 000. Inizialmente si potrà usufruire di una erogazione di €300 per un massimo di 30 ore coperte. La sensazione però è che la soluzione sia ancora lontana. Quello su cui forse non è mai stato messo le mani è il fatto che da una parte c'è la mancanza di lavoro, dall'altra però in un settore come questo, l'assistenza agli anziani, in generale, forse non si fa abbastanza anche sotto il profilo della formazione, perché magari si potrebbe incrociare più la domanda e l'offerta. Sicuramente la formazione è un momento importante nella vita dei lavoratori, ma in questo caso io credo che più che la formazione, che sicuramente serve, come dicevo, però ci vuole tanta buona volontà e tanta disponibilità per approcciare con le persone anziane. Le persone anziane in genere sono considerate un po' noiose, fra virgolette, ma non è così, sono buone, soltanto che l'età e gli acciacchi li portano forse a lamentarsi un pochino di più rispetto al solito, però bisogna avere tanta pazienza e la gente con la pazienza non si trova. Avvicina comunque, no, il settembre, la ripartenza del lavoro, anche dell'agenda del governo. Come sindacato pensionati, cosa vi aspettate? Ma noi tanto ci aspettiamo tanto da questa nuova legge sulla non autosufficienza, tant'è che noi a metà settembre faremo un convegno ad Arezzo dove sicuramente ci ha promesso che verrà il vice ministro Maria Teresa Bellucci a parlarci della legge sulla non autosufficienza, quindi quello in modo particolare. E poi altro problema importante è il caro vita e sono le pensioni che influiscono veramente molto sulla vita degli anziani e delle persone in genere, perché se la vita aumenta e le pensioni non aumentano, diventa difficoltoso.